Intanto mi sembra importante che in poco tempo ci sia stata una reazione, che siamo qui a dire cosa. Io in ogni ragionamento dove stiamo insieme, noi, i comuni, i sindacati, i lavoratori, ognuno di noi ha anche la responsabilità di vedere le cose poi da un certo punto di vista, dal suo ruolo. Ecco. Io vorrei dire questo, intanto prendo atto con soddisfazione che i lavori vanno avanti, perché se non altro comunque vadano le cose, nell'arco di un anno il porto di Piombino è un'altra cosa. Ecco. E questo è un punto decisivo per la città e anche per la Toscana. Un escavo di 20 metri come sarà questo entro settembre, tra pochi mesi, consente alle navi transoceaniche di attraccare al porto di Piombino, di diventare uno dei porti di riferimento nel panorama del Mediterraneo e per la logistica, e che vuol dire che un primo chiodo l'abbiamo messo. E bisogna, siccome come quando un contadino ara il campo, guardare avanti e vedere la fatica da fare, ma una volta girarsi anche indietro e prendere soddisfazione del primo passo che abbiamo fatto. Lo dico perché sento a volte un'aria distruttiva, da gufi, direbbe il nostro premier. Si sente anche qui, ecco. Si sente che ci sono i disfattisti, insomma, quelli che peggio va e meglio è. Noi questo l'abbiamo fatto. E non è poco per Piombino e per la Toscana. Sulla Costa Concordia io dico quello che ho sempre detto. Tra l'altro bisogna dire, se il governo, e ringrazio tutti i funzionari, i burocrati che ci hanno aiutato, ci avesse dato i permessi anziché in 6 mesi, in 4 mesi, insomma, ecco, eravamo a fare i ritocchi finali. Ma andremo avanti. Io poi su Costa Concordia dico quello che ho sempre detto, non c'è ragione di portare la nave in un altro porto se il porto di Piombino sarà pronto. Mi pare proprio un ragionamento che tutti gli italiani possono capire. Tutti possono capire. Noi, se la nave fosse pronta e ci venissero a dire dobbiamo passare un altro inverno perché il porto non è pronto, io credo che noi ci metteremmo l'animo in pace, capiremmo anche il rischio di portare la nave in un porto più lontano, che è comunque operazione rischiosa, ma di fronte al fatto di doverla tenere per un altro anno in attesa del periodo estivo lì ferma, probabilmente io almeno ragionerei, fatte tutte le verifiche, se le cose tornano, perché bisogna essere tutti responsabili. Provare ad essere un po' uomini di Stato, ecco, tutti. E allora se questo fosse noi diremmo va bene, non siamo pronti. Ma se a settembre il porto è pronto, nessuno può permettersi di rischiare 5 volte portando la nave a Genova. Non è un rischio corretto. E siccome di inchini ne hanno già fatti tanti e uno è andato male, c'è stato un naufragio, io chiedo al governo che non si facciano inchini a Costa Crociere. Noi non ce lo siamo andati a cercare. Il disastro c'è capitato e la Toscana ha reagito in modo corretto. E la Toscana ha reagito in modo corretto. Dobbiamo neanche lontanamente prendere in considerazione l'ipotesi, ad esempio, che vada in Turchia. C'è o non c'è lo Stato? Abbiamo visto dei filmati, se volete potete trovare voi stessi il filmato, digitando su qualsiasi computer smantellamento, rottamazione, navi, Turchia. Vi appare 2 o 3 filmati e potete capire in quali condizioni sociali e ambientali. Qualche parere noi come regione dobbiamo esprimerlo per legge, a meno che il governo non voglia superarci, e probabilmente ci sono poteri straordinari, eccezionali, per i quali dice non ci importa quello che dice. Quindi ci si rispetti, ecco. A me dà noia che il meccanismo della comunicazione prestabilisca le cose prima che gli organi istituzionali
abbiano espresso la loro opinione. Noi abbiamo una riunione lunedì, poi discuteremo. Io chiedo che si prenda in considerazione anche l'ipotesi di Piombino. Si prenda in considerazione, la si valuti, la si analizzi, si verifichi bene i tempi, anche perché, avendo avuto la possibilità di farmi sfogliare, diciamo, essendo la Regione Toscana la presidente dell'osservatorio, abbiamo un po' guardato le carte, l'osservatorio ha un compito istruttorio e di valutazione preventiva e di istruttoria per le riunioni tecniche, beh, viene fuori che il consorzio che dovrebbe prendere in carico, qui se c'è la stampa è bene che scriva, che dovrebbe prendere in carico la nave, lo prende dopo 4 mesi dal momento zero, e il momento zero è quando si decide di dare i permessi. Mi sono spiegato? Quindi se noi i permessi li diamo a metà giugno di andare a Genova, vuol dire che il consorzio lo prende in carico 4 mesi dopo, il che è come dire, prego se sbaglio di essere smentito, che la nave si porterà via a settembre. Dove la tengono? Sospesa sulla nuvola? Dove la tengono in questi qua? A chi la danno in questi 4 mesi? Quindi già la proposta di Costa Crociere indica che sarà settembre il mese, e allora lo Stato non può permettersi, pena fare davvero una figura irresponsabile, di rischiare 5 volte se il porto di Piombino fosse pronto. Come andando avanti in questo modo, io sono certo che riusciremo ad essere pronti. Penso che bisogna far sentire le nostre ragioni, e penso che insieme alla questione ambientale ci sia anche una questione sociale di cui il governo deve farsi carico. Prima quella ambientale, ma anche una questione sociale, rispetto alla quale il garbo, che in Toscana si impara a Lucca, forse dovrebbe essere imparato da molti che stanno fuori dalla Toscana. Io da presidente non mi sarei mai avventato se la nave fosse stata naufragata nel Mar Ligure, negli scogli vicino a Genova o a Civitavecchia o a Palermo. Io avrei rispettato il diritto che sul posto hanno le persone che hanno fatto soccorso, le istituzioni che si sono adoperate, che si sono fatte carico. L'inquinamento che hanno subito. I problemi che ci sono stati. C'è stato uno scatenamento invece sulla torta. Addirittura, insomma, si sono fatti festeggiamenti quasi prima di avere risolto il problema. Noi i festeggiamenti non si fanno. Se la nave dovesse venire a Piombino, non si fanno, perché quella che è stata una tragedia dove sono morte più di 30 persone e una non si sa ancora dove stia. Noi in Toscana lo sappiamo, perché i toscani hanno soccorso per primi quella notte, e lo sanno i tecnici nostri delle ASLE, della Protezione Civile, dell'ARPAT, che hanno seguito poi successivamente tutta la vicenda. Quindi chiediamo anche una misura di rispetto, perché se poi andiamo a vedere la questione sociale, a Piombino la questione sociale è esplosiva. Abbiamo migliaia di persone che rischiano il posto di lavoro, che sono a cassa integrazione e che mi pare con grande dignità e coraggio hanno chiesto allo Stato non di essere mantenuti a casa ricevendo lo stipendio, ma di stare qui con un contratto di solidarietà, guadagnando anche meno, prendendo anche meno, pur di lavorare e di presidiare l'area della siderurgia, in attesa che si riprenda a produrre acciaio a Piombino, senza disperdere la forza lavoro, mantenendo una vigilanza su ciò che dovrà avvenire. Noi andiamo avanti su questa battaglia, con la forza, con il rigore che dobbiamo mettere, con l'impegno che ci dobbiamo mettere tutti insieme, e sapendo che ci sono battaglie che si fanno fino in fondo e che se si fanno fino in fondo comunque producono esiti sempre positivi, perché almeno ai nostri figli potremo dire noi ci abbiamo provato. E vedo che provandoci, riparto da quello che dicevo all'inizio,
alla fine dei risultati si ottengono. Io sono qui contento anche a celebrare il fatto che un bel pezzo di lavoro sul porto di Piombino è stato fatto. Se continueremo questa lotta e questo impegno, altri risultati per la città e per la Toscana sono certo che ci saranno. Bravo. Grazie a tutti, si risale sugli autobus, grazie di questa iniziativa, della partecipazione.